Nvidia e AMD continuano a dominare il mercato delle GPU, ma il produttore cinese Byron Technology spera di cambiare la situazione, dato che la società è sulla buona strada per iniziare la produzione della sua prima GPU a 7 nanometri nel corso del terzo trimestre di quest'anno. In occasione di una recente intervista, la compagnia ha affermato che la sua Compute GPU andrà a competere con le concorrenti di Nvidia di nuova generazione a 5 nanometri. Si tratterà di una Compute GPU pensata per i carichi di lavoro AI, quindi progettata sia per l'addestramento che per l'inferenza. Byron invierà il design alla produzione nel terzo trimestre di quest'anno, mentre debutterà sul mercato nel 2022. Il chip di Byron sarà realizzato sul nodo a 7 nanometri, ma non è chiaro se lo sviluppatore utilizzerà TSMC, con sede a Taiwan, o il suo rivale, Samsung Foundry, con sede in Corea. Data la quantità tipica di tempo che le aziende dedicano alla produzione dei loro chip, è ragionevole aspettarsi che Byron Technology distribuisca la sua Compute GPU di calcolo nel terzo o quarto trimestre del 2022. Byron Technology ha ricevuto 170 milioni in finanziamenti nel 2020. Tuttavia, lo sviluppo e l'implementazione di un processore a 7 nanometri costa circa 297 milioni di dollari, mentre un progetto altamente complesso può costare fino a 1,5 miliardi di dollari. È interessante notare che il CTO di Byron, nonché chief architect, ha dichiarato in un'intervista con i media cinesi che le prestazioni del chip di Byron sono in grado di rivaleggiare quelle delle Compute GPU a 5 nanometri di Nvidia. Ovviamente essere competitivi non significa offrire prestazioni superiori, ma piuttosto coesistere sul mercato. Inoltre non c'è modo che Young possa sapere di cosa siano davvero capaci le architetture Hopper e Lovelace di Nvidia. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento e non dimenticate di iscrivervi per non perdervi i prossimi contenuti video.